Il 15,6% degli italiani crede che la Shoah non sia mai esistita. 11 settembre, ebrei salvi perché avvisati. Liliana Segre, follia paragonare i vaccini alla Shoah. Mi chiamo Adele Wenberger, sono una vedova ebrea. Vivo nella provincia di Bergamo, anzi vivevo. Certo, perché sono dovuta fuggire, l'ho fatto appena in tempo. Sono entrati in casa mia, loro, i fascisti. Non credevo facessero queste cose anche gli italiani, e invece, con decreto della questura mi hanno sequestrato 104 oggetti. Mi hanno portato via tutto, tutto. Il ferro da stiro, un cuscino, le forchette, le calze, e sì, perfino un mestolo mezzo rovinato. Mi chiamo Anita Lasker Walfish. A 18 anni sono stata internata ad Auschwitz. Saper suonare mi ha strappato alle camere a gas. Suonavamo proprio lì, davanti al camino. Quel camino. Dalla cui sommità usciva un fumo denso e grigio. Quando il vento tirava verso di noi, bricioli di cenere si depositavano sui nostri strumenti, fino quasi a ricoprirli. Rimaneva anche sulle mani quella cenere. Anche se provavamo a tirarla via. Eravamo l'ultima loro musica. Mi ci è voluto del tempo per trovare il coraggio di testimoniare. Quella cenere ce l'ho ancora addosso, sulle mie dita, nei miei pensieri. Sono Primo Levi. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole. Scolpitele nel vostro cuore. Stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi, ripetete ai vostri figli.